Benvenuti e bentornati, cari legionari, in questo nuovo video dei commenti brutti a Inazuma Eleven. Nello scorso episodio è iniziato il Football Frontier e la Raymond ha sconfitto il suo primo avversario, la Shuriken. Chi sarà la prossima squadra da affrontare? Prima di continuare vi ricordo che se la serie è di vostro gradimento e volete supportarla, potete lasciare un like, commentare, condividere il video, iscrivervi al canale e attivare la campanella degli avvisi per non perdervi mai nessun nuovo contenuto. Inoltre, da oggi è possibile abbonarsi al canale a solamente un euro. Che cosa avrete con l'abbonamento? Beh, potrete vedere tutti i nostri video in anteprima e ci sosterrete anche. E adesso, vai con la sigla! Le fette di limone al miele. Ora è il turno della Royal di affrontare gli avversari nel torneo, anche se non c'è dato sapere chi è. E vabbè, ma tanto a noi della Royal non frega nulla. Intanto la Raymond continua con i suoi allenamenti massacranti e illegali nello scantonato abusivo sotto la scuola. Cioè, letteralmente, se uno dovesse sbagliare qualcosa, muore. E grazie che diventano invincibili. Celia si precipita ad informare i ragazzi di una terribile notizia. La Royal Academy ha vinto il primo incontro. A few moments later. È finita 10-0 a favore della Zeus. Andiamo bene, proprio bene. Li hanno annientati. La Zeus ha letteralmente aperto il deretano alla Royal. Hanno usato tecniche che non avevo mai visto prima. Ma perché le tecniche che usano le altre squadre le avete mai viste? O tu vedi tutti i giorni draghi e gente che si moltiplica? Aiù, ma tutto bene? Ma questa non è una partita di calcio, qua è caduto un cazzo di meteorite sul campo e la gente è tranquillissima come se fosse una cosa normale. Guardate la porta, e questo dovrebbe essere normale. Allora mo mi invento una tecnica nuova che si chiama sparo in testa a questo, e quando qualcuno prova a prendermi la palla, gli sparo. E nessuno può dire niente perché è la mia tecnica speciale. Zitti. La Royal Academy è una squadra fortissima, lo sappiamo bene, li abbiamo sfidati e conosciamo le loro capacità. Mark, la Zeus è più forte allora. Che ti devo dire? Mio fratello oggi non è sceso in campo. Nell'incontro giocato contro di noi si era infortunato. Per precauzione lo hanno lasciato in panchina. Ah, quindi letteralmente è l'unico sopravvissuto. Comunque vorrei dire che il karma gira e voi avete malmenato gli altri. E adesso siete stati malmenati. Non c'è speranza, ci faranno a pezzi. Ce le suoneranno. Torna qui. Adios. Mark si è letteralmente cagato sotto dalla paura. Jude! Prendila! Il normalissimo saluto di Mark arriva e ti lancia una palla addosso. Jude non ha più voglia di vivere dopo la sconfitta della Royal. No, letteralmente, lo dice lui. Ho deciso che col calcio ho chiuso per sempre. Ovviamente Mark cerca di far riprendere Jude. In che modo? Ma ovviamente parlando... Jude! Mark, ma che c***o fai? Ma stai attento con quella palla. Ma vuoi comportarti come una persona normale invece di tirare le palle addosso alle persone? Jude porta Mark a casa sua, giusto per vantarsi del suo villone extra lusso a due piani con piscina. Qui c'è un vecchissimo giornalino sul calcio. Immagino che tu non sappia come mai ho iniziato a giocare a pallone. Non vi mentirò, è che non me ne frega un c***o. I miei genitori sono morti in un disastro aereo. È inutile ormai che faccia qualsiasi tipo di battuta, perché ogni personaggio in questo anime è vittima di un incidente automobilistico e quindi la cosa non farebbe nemmeno più ridere, anzi ormai devo dire solamente mi dispiace che ci siano così tante vittime della strada. Quindi dico solamente... E sti cazzi! E andiamo avanti. Qui c'è un articolo che parla di tuo padre, conservalo con cura. Perché c'è un articolo di tuo padre su una rivista di calcio se non era un calciatore? Quando calcio la palla è come se sentissi mio padre corrermi accanto. Devi sapere che anche mio nonno giocava a calcio ed è stato un grandissimo campione. Sì, Mark, anche tuo nonno è morto in un incidente, lo sappiamo. David Evans è stato un portiere leggendario e poi ha allenato la Inazuma Eleven. Ma dai, quindi tu sai di mio nonno? Mark, ti avranno detto 104 volte, e il numero non è a caso, che la Inazuma è una squadra leggendaria e tu ancora ti meravigli che qualcuno la conosca. Il mio nonnino passava tutto il tempo a giocare a pallone ed era così preso da questo sport che a volte si scordava persino di mangiare. Insomma, tu e tuo nonno siete simili. Due coglioni entrambi. In fondo è per questo che io e te ci somigliamo così tanto. Cosa? La cacca rosa. Intanto Nelly viene a sapere che suo padre sta meglio e riceve una lettera misteriosa. Un uomo comunicò che la Inazuma Eleven non avrebbe partecipato all'incontro. Quell'uomo era il signor Dark. Vorrei dire che sono grandi rivelazioni, ma erano tutte cose che già sapevamo benissimo, quindi ok.
I prossimi avversari della Raymon sono la Farm Junior High, e farm vuol dire fattoria, quindi adesso mi aspetto dei contadini che usino colpi speciali a tema fieno e forconi. Vivendo molto a contatto con la natura, i giocatori sono diventati dei grandi atleti. Con quale logica, vivendo a contatto con la natura, diventi un grande atleta? Fino ad ora non hanno subito nemmeno una rete. Beh, grazie alla prima partita. Il reparto offensivo lascia a desiderare, ma finora hanno sempre vinto proprio grazie alla loro difesa. E chi fa i gol nella porta avversaria allora? Allora vorrà dire che per batterli basterà fare breccia in questa difesa impenetrabile. Che idea! Com'è che non l'ho avuta io? E ricominciano gli allenamenti. Il colpo del Kung Fu! Ormai sei un vero fenomeno nel dare i nomi ai nuovi colpi speciali! Ma che dici? Non gli dare corda a questo, che sennò poi pensa che i suoi nomi di merda davvero sono belli. È il risultato di anni di addestramento. Ho giocato a centinaia di videogiochi, ho letto migliaia di fumetti. Però questo non è addestramento, è quello che fai di solito! Oh! Sam, lanciala qui! Tua! Inizio ad avere qualche sospetto. Dragon! Tornado! Ma guarda, è entrata in porta. Ok, c'è decisamente qualcosa che non sta andando nell'allenamento. Non si rendono conto fino a che punto loro e i loro compagni sono migliorati. Quindi hanno smarrito l'affiatamento. Diciamo che allenarsi a scalare montagne e correre sui rulli non aiuta proprio l'affiatamento in squadra. Venite a bere, dovete reidratarvi! Ci sono le fette di limone al miele! Che merenda sarebbe le fette di limone al miele? Curioso di vedere se esistessero davvero, ho cercato su internet e ho scoperto che tutti conoscono questa ricetta perché l'hanno vista letteralmente in qualche anime. Caro Gianluca il Grifone, mi dispiace molto per il tuo stomaco. Quando sei riuscita a preparare le fette di limone intinte nel miele, nel tempo libero, ti stai dando molto da fare per la squadra. A differenza di voi due, che non mi sembra che facciate molto comunque. E così anche il presidente considera Dark un pericolo. Perché tutto quello che aveva fatto fino ad adesso non lo rendeva già un pericolo pubblico? Che diciamo a Mark e agli altri? Mark è un tipo sveglio, il ragazzo può sembrare ingenuo. In realtà è proprio stupido. Senti una cosa, Bobby, e se tentassimo il Tripegaso? All'improvviso esce fuori una nuova tecnica speciale. Era la tecnica usata dal nostro amico Eric Eagle e da due suoi compagni di squadra. Che tipo è questo Eric Eagle? Era un vero e proprio genietto del calcio. Peccato, sia morto sotto un camion. E dov'è che possiamo incontrare il tuo amico Eric? Al cimitero. Bobby inizia a spiegare come seguire il Tripegaso, che dal nome immagino escano tre cavalli con un corno a calciare la palla. Celia nota qualcosa. Fratellone! Ma che razza di nascondiglio sarebbe? Jude e Celia si dirigono in riva al fiume, con l'onnipresente tramonto bellissimo a parlare di come la Zeus abbia aperto le chiappette alla Royal. È proprio un'usanza del loro paese salutarsi lanciandosi palloni addosso. E così lui è tuo fratello? Oltre che con i mezzi, abbiamo un problema grave anche con i fratelli e le sorelle. Cioè, se tu hai un fratello o una sorella, sappi che verrà investito da una macchina o finirà all'ospedale. Qualcosa di brutto gli capiterà. Axel ha intenzione di uccidere Jude, evidentemente. Però poi gli dice che la vita continua. Ma la vita continua? Non continuava se lo colpivi con quel tiro, però. Mister, che succede? Perché non ci mandi in campo? Attendiamo un giocatore. Chissà chi sarà quel giocatore. Mark, tu sei il capitano, ti supplico, di qualcosa al mister. Se il mister dice di aspettare, avrà le sue buone ragioni e io mi fido di lui. Vabbè, Mark, se rimanevi zitto era meglio. È arrivato. È arrivato il Superman dei poveri. Per sapere come continua la storia, rimanete con noi. Ma se intanto volete altri contenuti a tema Legione Leonina, allora fate un salto sul nostro server Discord, dove trovate qualsiasi tipo di informazione e anche tanti altri contenuti carini. Abbiamo anche un canale Twitch dove portiamo ogni volta una rubrica chiamata Giochi Barboni, dove proviamo insieme a voi dei giochi in anteprima che gli sviluppatori ci mandano. E se volete comprare giochi a prezzo scontato, potete usare il nostro link di affiliazione K4G e con il codice LEGIO avrete un ulteriore sconto del 10%. Vuoi essere un vero legionario? Allora corri sullo Spaccio della Legione, il nostro sito dove puoi trovare magliette, felpe, tazze e tanto altro targato Legione Leonina. Link in descrizione. E ovviamente non possono mancare ringraziamenti a tutti coloro che ci supportano abbonandosi qui su YouTube e su Twitch. In particolare ai nostri abbonati di livello 2, Giovanni Santoro e ZKate04. Grazie Wayu! Il video si conclude qui. Sgamu out!